italiano. Partite! Allora andiamo a vedere questa gara. Ah, questa mia bella questa gara, che parte subito con un'andatura molto molto decisa. Il gruppo si allunga tantissimo, quasi si fraziona direi, ed è la numero 800. Ora c'è il suono della campana ed entriamo nelle eliminazioni con De Palma, che si è portata in testa al gruppo. Ora all'esterno Volovai con Luciani nelle prime posizioni, doppia eliminazione. ...851 e 150, 410, ammonita. Bulubai, Luciani, Rossi, Marletti, queste le atlete nelle prime posizioni. Sette, quattro, nove, 89, quindi Ripamonti e mezza lira. Deora Di Natale, che si è portata in testa al gruppo, l'atleta del centro giovanile polisportivo aquilano, ora Marletti. Andiamo a vedere dietro, doppia eliminazione. 52, 506. Si rialzano le due atlete, e anche questa è gara veloce, eh? Al passaggio campana di meno 42, ma è gara veloce, con in testa De Palma a dettare l'andatura. Ora è Rossi, Linda Rossi, che si è portata in testa. Andiamo a vedere l'eliminazione doppia. ...827 ...803. Si rialzano le due atlete ed eccoci alla campana di meno 40 con Lorenzato, che si è portata in testa al gruppo, seguita da Volovai. All'esterno Rodriguez Guerrero, che cerca posizioni e va a coprire le spalle della compagna di club. Doppia eliminazione, 1-3-9, 2-3-2, 2-3-2, si rialza campana con Lorenzato davanti a Rossi, poi Corsini, poi De Palma, all'esterno Luciani con Bulubai. Eliminazione singola, al passaggio eliminazione singola. 9-8, bianchi. Si rialza l'atleta del Cardano e intanto siamo alla campana di meno 36, gara veloce con Di Natale in testa al gruppo. Di Natale seguita da Volovai, poi Paluzzi, poi Lorenzato, Luciani. 142, ammonita, Marletti. Io la voglio. 849, eliminata
scorrettezza. 8-4-9. Si rialza Naccari. E intanto hanno preso la campana, viene lanciato lo sprint con Marletti in testa. Al termine della gara un dirigente della Mezzana dai cronometristi, grazie. 93-9-3. Fermarsi. Ammonito 244, 268, 142, seconda ammonizione. Ed è Luciani ora in testa al gruppo, con credo De Palma in seconda ruota. Eliminazione. 410, 410, Balanzano, Luciani, Bulvai, De Palma, Rossi, queste le atlete nelle prime posizioni quando andiamo alla campana di meno 30. Ancora Luciani a controllare ora l'andatura in testa al gruppo, si fanno esercizi di stretching con la schiena, eliminazione di meno 29. 8, 5, 2, Elli. Al passaggio, campana di meno 28. Ed è tagliata ora in testa al gruppo l'atleta della città di Priolo Gargallo, seguita da Corsini, all'esterno risale posizioni Paluzzi. 7-6-0 Ferretti. Ora è Linda Rossi in testa al gruppo, ma viene subito sopravanzata da Luciani. 7-5-7, ammonita. Campana con un atleta che sembra perdere la coda del gruppo. Si tratta dell'atleta della Brianza Inline che si rialza. 7-3-7 e lei l'atleta eliminata. Senior maschi all'appello, senior maschi all'appello. Intanto Di Natale in testa al gruppo, ora Marletti si riporta nella, si fa rivedere in testa al gruppo Alice Marletti con De Palma ora che va a prendere la prima posizione, ma è un susseguirsi in testa al gruppo, si avvicendano le atlete, ma andiamo a vedere la coda perché abbiamo l'eliminazione di meno 23. Numero 140 Ronzani, e lei l'atleta che deve rialzarsi, mentre Bulvai, Lorenzato, Rossi, Paluzzi sono lì tutte nelle prime posizioni. Campana di meno 22 con Veronica Luciani che si è portata in testa, seguita da Paganelli, l'atleta del Nolle Sport Vado Ligure, Scaltenico Vado Ligure, poi Bulvai. Eliminazione. Oggi. 4, 9, 5 Rodriguez Guerrero, ed è ora Luciani in testa al gruppo, campana, ed è ora la numero 80 che si è portata al comando, ma De Palma si riporta davanti, quindi De Palma davanti a Paluzzi, poi Lorenzato, poi Luciani, poi Paganelli, poi Bulvai. E siamo all'eliminazione in corso.
7-5-8, 7-5-8, tagliata. Senior Masti all'appello, ricordo che le premiazioni di queste gare verranno effettuate questa sera. Senior Masti all'appello e ricordo che al termine delle gare effettueremo le premiazioni delle gare odierne. E intanto andiamo a vedere l'eliminazione di meno 17. 8-1-6 Corsini. Mentre in testa al gruppo si è portata ora Buluvai. Luisa Sofì Buluvai prende lei la campana dei meno 16. 7-5-1 ammonita. È Giulia Corsini. Ma andiamo all'eliminazione di meno 15. Ed è 1-4-2 Marletti, l'atleta che deve rialzarsi in testa al gruppo. Buluvai, Paluzzi, De Palma, Luciani, campana di meno 14, Luciani, Buluvai, Paluzzi, Lorenzato. Entra in diffida, 2-6-8 in diffida. 2-4-4 Di Natale è l'atleta che deve rialzarsi ed è ora Lorenzato con Luciani in testa al gruppo, seguita poi da Buluvai, Paluzzi. Poi Paganelli, poi De Palma, poi Gatti, poi Rossi. Eliminazione di meno 11. 7-5-1. Si tratta di Giulia Corsini. Ancora la coppia del gruppo sportivo di Scaldenigo Venezia in testa a dettare il ritmo, seguita da Buluvai, Paluzzi, Paganelli, Rossi, poi anche l'atleta della polisportiva di Bellusco, Saronni. Eliminazione 2-6-8 De Palma, l'atleta della Menzana che deve fermarsi. 3-6-8, no no, le contavo, 3-6-8, sono 3-6-8, campana. Ed è Lorenzato che rilancia l'azione ora con Buluvai all'esterno. Siamo all'eliminazione di 7. 7-5-7 Gatti, Buluvai, Paluzzi, Luciani, Lorenzato, Rossi, Paganelli e poi Saronni. Queste le atlete rimaste in gara. Siamo all'eliminazione di meno 5. Allora andiamo a vedere la coda del gruppo. Poi ne già abbastanza. 2-4-7. Si è rialzata Lorenzato che si era accorta di essere lei. Ora campana di meno 4 e poi saranno sempre eliminazioni. 3-2-1 2-8-9 ammonita. E intanto Buluvai, Saronni, Paganelli, Luciani. Eliminazione
di meno 2, 43, Luciani, Bulvai, Paluzzi, Paganelli, Saronni. Thank you.